Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Siamo con il professor Alfio Quarteroni, eh, il numero uno tra i matematici italiani, questo lo dice un ranking mondiale, e è professore al Politecnico di Milano, professore emerito al Politecnico di Losanna e poi è stato anche professore in università americane. È la matematica, quindi con il professor Quarteroni comincio proprio a dire dove nasce questo interesse per una scienza così particolare. Ma un interesse un po' tardivo in realtà, nel senso che non ho mai pensato dall'inizio dei miei studi di fare matematica, andavo genericamente bene in tutto. E poi è successo che alla maturità di un istituto tecnico, perché avrei dovuto fare ragioniere, eh, i, i commissari chiesero che università avrei fatto dopo e io dissi no, no, vado a lavorare, avevo già un posto in banca. <ride> e, e dissero no, no, devi andare avanti a studiare, eccetera. Quindi è stata una decisione dell'ultimo minuto e ho deciso un po' di fare matematica per sfidarmi. Perché è una disciplina che non conoscevo quasi per niente ehm, e, e quindi volevo mettermi alla prova. Quindi una decisione un po' così, un po' irrazionale in una carriera poi tutto molto più razionale. <ride> quindi, dalla campagna lombarda si sposta verso la città universitaria che è Pavia, collegio Ghisleri, alunno del collegio Ghisleri. E lì, cosa, quali sono le difficoltà che si hanno? a entrare in una scienza come la matematica? Beh, diciamo che all'inizio effettivamente tutto era molto 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 nuovo e molto, per certi aspetti anche strano, una scienza molto astratta naturalmente basata sulla deduzione logica, sul rigore e diciamo che l'astrazione astrazione o l'induzione non erano esattamente diciamo, mm -hmm. eh, processi mentali a cui ero stato abituato nel mio corso di studi prima, ma neanche diciamo, nell'ambiente in cui ero cresciuto, nell'ambiente di campagna sostanzialmente. Quindi grande sfida all'inizio, ma anche una sfida molto eccitante, perché effettivamente era proprio una, come dire, uno scuotimento di quelle che erano delle convinzioni che avevo. E quindi è stato un impatto molto per certi aspetti traumatico ma poi positivamente traumatico nel senso che ha portato nuova conoscenza nuova, nuovi punti di vista certamente mi ha molto aperto la mente eh, in un ambiente molto, anche molto impegnativo perché in Ghislieri ci sono tanti ragazzi molto bravi ehm, quindi persone che hanno mh, già un curriculum scolastico significativo e quindi la possibilità di confrontarsi con persone così capaci e così intelligenti, aperte, eh, per me ha significato anche un'apertura eh, non solo verso la matematica ma verso il mondo in generale, sì, certamente un'apertura di testa eh, incredibile, quindi sono stati proprio quattro anni fantastici. Perché non so se è una mia percezione ma da quello che capisco, che so, la matematica ad alto livello è prossima alla filosofia, diciamo è un ragionamento a volte così astratto che permette poi di inglobare tutte le conoscenze. Non so se è una possibilità di comprendere la matematica anche questa linea che è quasi filosofica. Beh, direi che ci sono tanti aspetti, eh, vorrei dire, interessanti e forse anche un po' unici. Intanto c'è l'aspetto la, 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 relativo al linguaggio. In matematica, se pensiamo bene tra tutte le scienze, è l'unica che ha un suo linguaggio e quindi può stare all'interno del suo proprio linguaggio in maniera assolutamente coerente. Questo è importante perché aiuta poi a sviluppare teorie e quindi avere tutti gli elementi per capire se una teoria è corretta o non è corretta, perché diciamo c'è un problema di consistenza, se vogliamo. Dall'altro eh, naturalmente parte da presupposti molto logici e quindi la logica matematica sconfina in inevitabilmente con eh, la filosofia, ma non solo. Eh, Certamente è una disciplina che ha aspetti di generalità, di astrazione, di, eh, anche di potenza che di solito non le vengono riconosciuti. Tipicamente uno si ferma un po' alla, alla fase iniziale quando si vede la matematica come uno strumento un po' oppressivo, anche basato su un approccio meccanicistico, no? fare tanti calcoli, eccetera. Ecco, non è nulla eh, di questo tipo. Cioè, cioè. A volte a scuola si sa per, per chi fa il curriculum normale... La matematica è una delle materie ostiche, quindi forse l'insegnamento, se non è fatto con eh, delle metodologie che sono appropriate, invece che far amare una scienza, una possibilità di, di comprensione come la matematica la rende un po' un ostacolo che a volte non si ha proprio voglia di superare. Quindi come bisogna capire la matematica per amarla? È infatti è proprio uno dei problemi che abbiamo, diciamo specialmente in Italia, perdiamo tantissimi ragazzi giovani che magari sono anche potenzialmente, sarebbero potenzialmente capaci di mm -hmm. fare delle cose anche interessanti, ma li perdiamo perché l'approccio iniziale non è sempre adeguato. Um, credo che ci siano diverse diverse considerazioni che si possono fare. Eh, la prima è che forse non sempre abbiamo la fortuna di incrociare un professore di matematica che ci eh, motivi e ci appassioni e quindi c'è un problema di formazione di classi dirigenti in senso lato, no? di professori. E la seconda è che, ed è un po' legato in realtà, la seconda è che non, eh, tipicamente uno studente, un ragazzo giovane, uno scolaro, non, Pensa che la matematica sia qualcosa di utile, pensa che sia qualcosa di doveroso, lo si deve fare per chissà quale ragione, ma non si ha una sensazione precisa della sua potenziale utilità. Allora bisognerebbe forse incominciare a far capire da subito quali sono gli obiettivi che la matematica può oggi raggiungere. E quindi manca un po' la fase motivazionale. Partendo da lì, no? Cioè non, Quando... non si sente abbastanza. La, a che cosa la matematica è utile per la tua vita, per il Infatti terra se, terra. se lei deve convincere uno, un ragazzino a studiare, che so, biologia o fisica, per fare un esempio, rimanendo nell'ambito del diciamo delle materie scientifiche non ha nemmeno bisogno di motivarlo troppo si sa a cosa serve la biologia eh? noi siamo esseri viventi Il della vita. È, la, è la scienza della vita no? e si sa a cosa serve la fisica perché tutto quello che tocchiamo è fisico risponde a leggi fisiche eccetera matematica è molto meno palpabile da questo punto di vista ecco perché lì servirebbe davvero all'inizio un boost motivazionale importante e lei professore ha avuto qualche esempio sul suo cammino o ancora adesso ci sono dei matematici che forse non conosciamo perché non, eh, non conosciamo il mondo di, questo, di questa scienza, ma che sono degli esempi da tenere presente anche che sono stati per il suo cammino e potrebbero esserlo ancora oggi come riferimento di questa Dunque, scienza. Devo, devo dire che anch'io non ho avuto, diciamo nel mio corso di studi eh, prima dell'università, non, non avevo mai avuto una percezione precisa che la matematica fosse utile. Aveva una vaga idea che, fosse, che potesse essere utile, infatti, se vuole una delle ragioni per le quali mi sono scritto poi all'università è che all'Istituto eh, Tecnico aveva studiato bene l'economia e aveva una intuizione che il matematico potesse essere utile in economia, ma non perché avessi davvero visto degli esempi. È stata un po' intuizione, per fortuna poi suffragata da, da, dalla realtà da quello che è successo. Uh, certamente ci sono tanti matematici professionisti che fanno applicazioni di grande interesse. Uh, se, se, se ci pensiamo, uh, tante cose che facciamo oggi spontaneamente, eh, vorrei dire senza neanche preoccuparci troppo, e sono fattibili grazie alle acquisizioni, ai progressi della matematica. Giusto per citare due o tre esempi fra tutti. Mandiamo immagini col nostro cellulare e ovviamente non sappiamo che dentro il cellulare, sia di chi manda sia di chi riceve, ci sono dei chip potentissimi che usano gli algoritmi matematici per fare codifica e decodifica delle immagini. E queste sono conquiste di eh, 30 anni fa. Quindi per dire, una persona che non è certamente, diciamo, agli onori della cronaca normale, ma la Ingrid Dobesci, una, una matematica belga di origine, ma poi, diciamo, eh, in, negli Stati Uniti, immigrata negli Stati Uniti, è quella che ha avuto le idee fondamentali nel rendere queste cose possibili dal punto di vista matematico. Oppure, Andiamo sul web normalmente, facciamo tutte le nostre ricerche sul web e abbiamo risposti in una frazione di secondo perché stiamo usando il motore di ricerca il motore di ricerca anche lì ci sono, perché ci sono degli algoritmi matematici importanti che li, che li, che li azionano. E, e, I due, diciamo... I uh, inventore. <ride> e Page che hanno avuto per primi l'idea, sono poi due persone che all'epoca erano due ragazzi certo. di Stanford e stiamo parlando della seconda metà degli anni Ottanta. Quindi non stiamo parlando di, di Newton di Galileo, di Pitagoro di Talete o di Euclide, stiamo parlando di eh, conquiste molto recenti e poi potrei citarne molte altre. Per dire che ci sono dei nomi importanti di matematici di oggi che sono associati a conquiste fondamentali che rendono poi la nostra vita molto più... E quindi efficiente. mi pare di capire che all'estero la matematica ha più spazio nel, anche eh, nell'informazione, nel, nella vita corrente di quanto ne abbia in Italia, oppure no? Ma diciamo che eh, magari non, 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 la, non lo direi così. È chiaro che ci sono dei paesi in cui eh, il, la comunicazione della matematica è come dire, una scienza più antica rispetto a quanto lo sia in Italia. Eh, quindi è più normale in altri paesi saper comunicare le conquiste della matematica. Eh, magari questo non è così evidente in Italia. Questa è una delle ragioni per cui io da un po' di anni eh, non mi sottraggo iniziative di questo genere perché credo che sia bisogno di far arrivare a persone che magari sono lontane da questo mondo eh, delle considerazioni che possono essere considerazioni di interesse. Um, poi mh, Italia, in Italia anche si fa dell'eccellente matematica, si a livello direi teorico che a livello eh, applicativo. Però eh, la comunicazione, certo, ci sono paesi come l'Inghilterra, la stessa Francia, la, 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 gli Stati Uniti in cui comunicare la matematica è un processo molto più consolidato di quanto non lo sia da noi. Eh, adesso una domanda un, un po', come dire, particolare. Eh, si riesce a riconoscere in uno studente, magari già un, in un ragazzo, una predisposizione per la matematica oppure è veramente lo studio, l'approfondimento, anche l'impegno che permette di entrare in profondità in questa scienza? Beh, le due cose. Eh. Ci sono persone, ragazzi, che da subito manifestano questo tipo di interesse e lo si vede. E lo si vede dalla, dai risultati: dal fatto che messi davanti a un problema arrivano alla soluzione molto prima di altri, e poi, quando gli parli, no, capisci che hanno una capacità di ragionamento logico e anche di rigore mm -hmm. nell'approccio molto spiccato, indipendentemente dal fatto che sappiano esprimersi bene o non esprimersi bene. Succede che ci siano dei ragazzi che hanno, diciamo dal punto di vista dialettico non sono particolarmente brillanti, ma che quando li metti diciamo, davanti a un problema difficile Riescono. si capisce nettamente come reagiscono. Poi ci sono tante altre persone che in realtà questo, diciamo, queste capacità... Eh, la, 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 la manifestano più tardi ehm, e ho conosciuto ehm, o, o se vuole per dirla più precisamente questa passione emerge più tardi la capacità magari ce l'aveva da prima ma mh, alcuni sanno dall'inizio che andranno a fare qualcosa di questo tipo, a studiare o matematica o materie, oggi si chiamano le materie STEM, le materie scientifiche, che hanno matematica come diciamo, pilastro fondamentale. Altri in realtà questa passione, questo interesse lo maturano molto, molto più, più in là. Ho conosciuto, mh, dai tantissimi colleghi che ho avuto un giro per il mondo, scienziati che hanno saputo sin dall'inizio di essere super dotati a tre anni avevano già la capacità Erano di risolvere i di, diciamo, problemi dei piccoli geni esatto. ed altri che invece hanno deciso di fare l'università eh, perché magari l'hanno scelta non so mio carissimo mio collega eh, israeliano che adesso è mancato da qualche anno eh, ancora giovane ma lui era un appassionato di storia eh, era ancora militare stava finendo il suo periodo di leva è andato in università per iscriversi a storia, e solo che il numero chiuso, le, le, le iscrizioni erano chiuse e quindi si aggirava nel campus di Tel Aviv molto triste perché non è riuscito a realizzare un po' il sogno della sua vita, ha incontrato per puro caso un matematico che l'ha visto. Professore che l'ha visto in queste condizioni ha detto: Ma guarda perché non ti scriveva davanti. Poi è diventato un <ride> sacco di grandissimo livello. Quindi, come vede, ci sono Vari, per varie fortuna insomma. varie entrate. Varie entrate, esatto. Va bene, e ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo questo interessante dialogo con il professor Alfio Quarteroni. Sì. Siamo con il professor Alfio Quarteroni, matematico, anzi il numero uno tra i matematici in Italia, e ovviamente la sua produzione scientifica di ricerca ha prodotto tanti manuali per chi appunto fa questi studi, ma ultimamente anche eh, dalla sua penna, dai suoi, dalle sue riflessioni, dei testi più per approcciarsi alla matematica dal punto di vista di chi magari come noi non capiamo tutto dei teoremi, delle equazioni, degli algoritmi, però la vita ne è piena. Ecco, eh, che cosa c'è di matematico nella vita di tutti i giorni, professore? Dove la ritroviamo la matematica? Beh, c'è diciamo, moltissimo. Adesso prima abbiamo parlato di qualche piccolo esempio, ma se vogliamo calarci un po' nell'attualità... Eh, se pensiamo al Covid, ad esempio, un'esperienza eh, che abbiamo fatto tutti e stiamo tuttora facendo, ehm, noi abbiamo ad esempio usato quelli che si chiamano i modelli matematici per, eh, per cercare di prevedere l'evoluzione della pandemia. In qualche modo in maniera analoga a quanto si fa quando si usano i modelli matematici per prevedere come sarà il tempo domani. No. Okay. E chiaramente le equazioni che si usano nei due casi sono molto diverse perché nel caso del tempo, tempo meteorologico le equazioni sono quelle che traducono i, i principi della fisica dell'atmosfera, delle nuvole, dell'umidità, del, della pressione dei venti, del, delle velocità eccetera eccetera. E nel caso del Covid invece eh, si tratta di capire come il contagio verrà tra individui che sono in condizioni diverse, l'individuo guarito, l'individuo sano non ancora contagiato, l'individuo già malato eccetera eccetera, però l'idea che ispira a questo tipo di processo è molto simile definire delle variabili che descrivono il problema che ci interessa e poi metterli in gioco attraverso delle equazioni questo è quello che si chiama il modello e poi risolvere questo modello e trovare quindi le risposte alle domande che stiamo facendo ma ci sono infiniti altri ambiti e anzi vorrei dire che è quasi, mi è quasi impossibile trovare un ambito in cui non si applichi certo. non so, noi la, la applichiamo per esempio a, 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 ai problemi per cercare di capire l'impatto di terremoti in aree sismiche eh, importanti. In Italia sappiamo uh -huh. eh, l'Aquila piuttosto che l'Appennino la, eh, dell'Italia centrale, le zone appenniniche dell'Italia centrale, poi eh, applichiamo a, non so, a Santiago del Cile dove vengono questi terremoti di magnitudo 9 o oltre, a Tokyo, a, a Istanbul o, o a Pechino dove non ci sono ancora stati terremoti. Recenti, importanti, ma tutto purtroppo lascia, lascia pensare che ci, ci saranno sono. perché ci sono delle faglie gigantesche. Esatto, in movimento, e quindi. Esatto. Ma per arrivare a questi modelli, perché immagino che eh, la possibilità si è creata quando i calcolatori elettronici, cioè la possibilità di fare dei calcoli molto semplicemente che prima era lasciata a, alla, alla mente umana adesso è passata, diciamo, ci sono delle macchine che aiutano e allora dei modelli anche molto complicati possono essere messi in questi calcolatori per avere delle ipotesi, perché la cosa interessante che esce dai suoi libri è che al contrario di quanto a volte si pensa, questi risultati non sono esatti, ma sono delle ipotesi di lavoro, sono dei modelli. Ecco, allora come si arriva a un modello? Quanti numeri, quante equazioni bisogna preparare per arrivare poi ad un modello e quindi avere da una macchina dei risultati utili? È un processo un po' complesso effettivamente. Diciamo che per semplificare al massimo la spiegazione, eh, diciamo che mh, questi modelli servono per risolvere problemi, problemi reali come quelli che ho citato prima, mm -hmm. oppure problemi in ambito medico, per cercare di capire come per esempio un cuore che ha qualche disfunzione può reagire o potrà comportarsi domani, per esempio. Quindi si parte sempre da qualcosa di molto reale, che è intorno a noi. Il modello eh, all'inizio Un'astrazione, cioè l'idea di riprodurre questa realtà solo con gli strumenti della matematica, con delle equazioni che sono complicatissime e quasi nessuna, anzi, direi quasi sempre: nessun matematico al mondo le sa risolvere esattamente. Sono hanno tanta informazione dentro, contengono tantissime informazioni, ma sono troppo difficili da risolvere esattamente, come una volta si risolveva a carta e penna, mm -hmm. ci ricorderemo la scuola media, no? la scuola superiore, eccetera, delle equazioni più semplici. E allora serve la mediazione del computer per risolverle. Quindi dobbiamo passare da questo problema fisico al problema matematico, con queste equazioni irrisolvibili, e poi da quest'altra parte c'è il computer. Allora tra questo modello matematico e il computer c'è un ulteriore pezzo di matematica, gli mm. algoritmi, che consentono di far risolvere al computer qualche cosa che non sarebbe risolvibile esattamente dalla mente umana. Quindi si trasforma questo problema in un ulteriore problema, fatto di molte più equazioni, talvolta parliamo di migliaia, milioni, centinaia di milioni di equazioni, mm. che il computer sa trattare a questo punto. E la risposta che ci darà il computer, a questo punto risolvendo queste equazioni, attraverso gli algoritmi che comunque ancora i matematici fanno, quindi attenzione, il computer è un esecutore, certo. non è un ideatore, eh, con questa risposta sarà una risposta che si avvicina molto al problema reale da cui io sono partito. Mm. Quindi sarà una riproduzione fatta dal computer di qualcosa che però è tremendamente vicino al problema reale. Non è esattamente il problema reale, ma sarà molto simile al problema reale. Quindi dire che sono le macchine che prendono il posto dell'uomo direi proprio di no, perché quello che le macchine utilizzano, i computer utilizzano, sono delle riflessioni e delle equazioni eh, che il professor Quarteroni e le sue equip preparano e poi le macchine rielaborano, è giusto sì, ragionare diciamo Sì, assolutamente sì, quindi eh, diciamo, tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora eh, supporta questo tipo di, ar di, di argomentazione, cioè il computer esegue, mettiamola così, calcoli tantissimi una qualità pazzesca di calcoli in un tempo infinitesimo, quindi in qualche maniera sta surrogando quella che è una capacità molto più blanda degli individui. Eh, per darvi un'idea, il computer più potente del mondo eh, ha una capacità che è confrontabile a quella che avrebbero tutte le persone del mondo, 8 miliardi di persone, se riuscissero a fare queste 8 miliardi di persone in ogni secondo 20 milioni di operazioni. Questo fa capire quanto potenti siano questi computer. Quindi il computer in questo contesto diciamo, è lì per eseguire rapidamente tutto quello che è stato preconfezionato, ideato e poi pre preconfezionato dall'umano. Però c'è cioè un però, quando si parla di intelligenza artificiale stiamo parlando di un nuovo ruolo dei computer, ovvero della possibilità del computer di apprendere autonomamente, di imparare autonomamente. E allora qui si aprono scenari molto diversi. Uh -huh. Entra l'etica, entra diciamo una riflessione su come le macchine potrebbero arrivare a decidere anche contro l'uomo. Magari eh, sono discorsi che sono difficili da affrontare, ma eh, qual è la, la sua percezione, professore? Si potrebbe arrivare anche a quello. Dove dobbiamo fermarci e quali sono le frontiere che anche la matematica deve porsi per evitare dei rischi? Contro se stessa, diciamo, e contro l'umanità. Allora, diciamo che non siamo ancora in questa, diciamo, zona di pericolo, se vogliamo chiamarla così. Però è vero che negli ultimissimi anni, le diciamo, le macchine pensanti, chiamiamole le, 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 gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, per essere più precisi, no? che sono quelli che poi vengono utilizzati dalle macchine, sempre fatti dall'uomo, ma eh? poi utilizzati dalle macchine, consentono effettivamente alle macchine di capire sulla base dell'esperienza come muoversi, come andare al di là. Quindi fare esperienza sulla base di dati. Oggi abbiamo tanti dati, quindi sulla base di dati fare esperienza e quindi proporre soluzioni che sono un po' per certi aspetti nuove eh, rispetto a quello che avevamo immaginato fino, fino ad ora. Allora, penso che da un lato dobbiamo vedere queste cose positivamente, cioè dobbiamo pensare che grazie a questi algoritmi di intelligenza artificiale oggi possiamo, che so, scrivere una frase in italiano. Un intero libro in italiano e farlo tradurre uh -huh. ai traduttori di lingua, no? E quindi il, il computer impara il linguaggio scritto, impara anche il linguaggio parlato, perché uh -huh. noi parliamo al nostro telefonino e il nostro telefonino ci capisce, ci riconosce. Ci riconosce. E questo non era assolutamente vero fino a 20-30 anni fa. Quindi questi sono indubbiamente dei, 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 dei progressi straordinari. No? Naturalmente questi algoritmi permettono anche di capire la nostra personalità sulla base di quelle che sono le nostre reazioni di social media, di quanto scriviamo, delle nostre immagini che mandiamo, se siamo dei ragazzi usiamo appunto i Facebook piuttosto che Instagram, eccetera, eccetera, cioè i like che mettiamo. No? E questi algoritmi consentono di fare quello che si chiama la profilazione degli individui, nel profiling degli individui, quindi capire a quali sono le debolezze fisiche di una persona. Quindi magari, se usate male, poi uh -huh. che so, fornire a delle compagnie di assicurazione medica questi dati. Eh, oppure capire le nostre tendenze politiche, religiose eh, certo. in generale. No? Ehm, quindi da un lato... Grandi opportunità perché magari poi mi arriva sul mio eh, computer il consiglio di leggere questo libro perché qualcuno ha già capito che io quel libro lì magari lo posso apprezzare e non me ne consiglia un altro. Dall'altro, un uso improprio potrebbe veicolare queste informazioni verso utenti che hanno un interesse invece specifico, e quindi un interesse commerciale o, o, o di altra natura. Professore, quasi per concludere, eh, ho letto nelle, nelle sue riflessioni e anche eh, in quello che ha presentato in altre occasioni, come la matematica e i modelli matematici si eh, applicano anche allo sport, ad esempio, cioè come eh, un, un atleta. Quindi, una persona umana eh, può eh, diventare un modello esso stesso, o meglio, si può applicare un modello per migliorare le sue prestazioni. Questo è vero? A che sì. punto si può arrivare? Sì, è assolutamente così. Uh, allora, la matematica dello sport può essere usata in molti modi diversi: per migliorare le performance degli atleti, perché. Eh, può, può immaginare di avere delle telecamere su un campo di allenamento che osservano un atleta che fa dei gesti tipici nel calcio, battere una punizione, fare un dribbling, battere un rigore nel volley, fare una eh, battuta piuttosto che una schiacciata, eccetera, e, e così via, e così via, e così via. E su quella base di costruire delle traiettorie e andare poi a i matematici, matematici dicono ottimizzare queste traiettorie mm -hmm. e quindi capire qual è il gesto che ha l'efficacia maggiore, quindi eh, aiutare l'atleta ad allenarsi andando a mirare verso la riproduzione di quel gesto che il modello matematico ha mostrato essere quello ottimale. Oppure, in una squadra, un gioco di squadra, capire come la sinergia tra i diversi giocatori può essere eh, diciamo, eh, pianificata in maniera ottimale, in modo tale che ancora l'efficacia sia la più alta possibile, eh, si segna più rapidamente piuttosto che appunto eh, si fa un gesto atletico, si va a canestro più facilmente, eh, eccetera, eccetera. E poi ancora quando ci sono invece dei mezzi, una bicicletta piuttosto che eh, eh, una, una racchetta da tennis, piuttosto che un'automobile di Formula 1, una barca di Coppa America, di vela, eccetera, eccetera, lì allora si lavora invece sulla, sul mezzo in sé per renderlo il più efficace possibile. Quindi come vede tanti punti di vista diversi che permettono oggi, vorrei dire in maniera molto sistematica, di migliorare la performance sportiva. E allora l'ultima domanda da numero uno della matematica in Italia, <ride> che consiglio può dare per ben sfruttare le potenzialità della matematica a chi è del settore ma anche in generale? Ma intanto vorrei dire che i, i ragazzi che studiano che non si fermino davanti a queste difficoltà che possono spesso anche essere indotte da un approccio anche di insegnamento non esattamente come dire ideale quindi se, se ritengono di avere dei numeri e questo lo possono vedere nel modo in cui si avvicinano dei problemi si avvicinano delle, alla capacità di ragionamento astratto, ecco questo è molto importante avere capacità di ragionamento astratto capacità di ragionamento logico avere un certo rigore nell'affrontare le cose e questo diciamo se ci sono questi elementi eh, non, non minimizzarli mm -hmm. poi contrariamente a quello che si pensa nel mio lavoro c'è moltissima fantasia mm -hmm. c'è moltissima creazione ma questo lo si scopre dopo no? quindi non fermarci davanti a un'idea troppo meccanicisti, ma, meccanicistica e troppo arida della matematica per le persone comuni quelli che non la usano in maniera diciamo da professionisti avere un atteggiamento più conciliante, sapere che la matematica non è una matrigna, non è quella che ci ha fatto soffrire da piccoli okay, o che ci fa magari a volte, ci crea qualche incubo notturno, sapere che è una materia, è una disciplina come, come la medicina, come l'ingegneria, come la fisica, come la biologia, che sono discipline che servono innanzitutto per far crescere la conoscenza umana e, e è incredibile quanto la matematica oggi sia... Eh, Permei per così tanti ambiti del sapere della nostra conoscenza, e quindi in definitiva ci permette di avere una vita migliore di quella che avremmo se non ci fosse la matematica. Grazie professor Quarteroni, grazie per questa sua apertura verso una matematica che porta il bene in noi e attorno a noi. Grazie a lei. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.